Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale e condividete questo video. Oggi voglio parlare di un progetto che ho realizzato in questi giorni. Praticamente, utilizzando un microfono a capsula a condensazione, gli ho integrato un circuito che preamplifica il segnale. Qualcuno di voi forse dirà, ma questo già esiste in commercio? Certo, esiste. Costa anche parecchio, ma io me non lo posso permettere. Quindi, avendo già i componenti, ho pensato di trovare qualcosa da realizzare per migliorare il microfono già esistente. Qualcun altro potrà dire, ma esiste un'impostazione da computer che dà la possibilità di aumentare il segnale di amplificazione. Non è proprio vero, perché nel mio caso, mettendo i valori al massimo, se non mi avvicinavo del tutto al microfono, non riuscivo ad avere una registrazione accettabile, anzi addirittura la voce veniva bassa, ma stranamente aumentava anche un segnale di disturbo di fondo. Quindi mi sono rimboccato, diciamo, le maniche e mi sono messo a realizzare questo progetto. Il link del progetto ve lo metto in descrizione perché non è mio, è di un utente su Grix. Io l'ho solo realizzato e vi faccio vedere praticamente che funziona realmente. Quindi adesso passiamo al video e vi faccio vedere come ho montato un po' i componenti. Quindi, dopo aver realizzato il tutto, vi faccio vedere che cosa ho fatto per dare l'energia necessaria al microfono. Allora, andiamo su dispositivi di registrazione. Questi microfoni sto usando io, proprietà, livelli. Quindi ho messo la registrazione e il volume a 100%. La preamplificazione gli devo dare almeno 10 decibel. Questo permetterà al computer di dare energia al circuito che provvederà a fare un'ulteriore preamplificazione. Come ho detto all'inizio del video, questo valore, anche se ce l'avevo al massimo, a entrambi, non riuscivo a fare quello che sto facendo adesso. Infatti adesso sto distante al microfono, ce l'ho più o meno quasi 30 centimetri di distanza e sto riuscendo a registrare. Prima invece mi dovevo letteralmente avvicinare a 2-3 cm al microfono, come facevo con il microfono con una cuffia per ottenere una buona registrazione. Adesso questo problema non ce l'ho più. Quindi da oggi in poi potrò effettuare le mie registrazioni utilizzando questo microfono che ho costruito. In più, visto che c'era nel mio software, anche questo, ho messo una soppressione di disturbi e l'eliminazione dell'effetto eco, perché qui la stanza è chiusa praticamente da diverse mura, allora può creare questo effetto eco. Questo di disturbi l'ho inserito anche se effettivamente non ho trovato una differenza riguardo. Ok, quindi che dirvi? Non dimenticatevi di fare un like a questo video e spero che possa essere utile come è stato utile a me. Buona giornata.